Buongiorno, bentornati al Museo di Storia della Fisica per questo secondo video su fake news e scienza nel Settecento. Beh, abbiamo già visto che in quel periodo vengono avviate delle lezioni di fisica nuove basate su esperimenti e dimostrazioni spesso spettacolari e sorprendenti. Ebbene, queste nuove lezioni di fisica si diffondono in ambito universitario. Ad esempio qui a Padova a partire dal 1739 e proprio per queste lezioni vengono acquistati o fatti costruire magnifici strumenti da cui il Museo di Storia della Fisica dove ci troviamo adesso. Queste nuove lezioni, dicevo, si diffondono in ambito universitario ma anche presso le corti, presso i salotti. E a questo proposito, l'abate Nollet, che era lo scienziato di corte del re di Francia, era un famoso professore di fisica sperimentale dell'epoca, ebbene l'abate Nollet tiene a precisare che occorrerebbe che la fisica diventasse un bene posseduto in comune da tutti. E quando scrive tutti, intende i bambini, lui stesso era maestro di fisica ufficiale, maestro di fisica dei figli del re di Francia, i bambini dunque e le donne. Cosa nuovissima per l'epoca. E vediamo qui l'abate stesso sulla sinistra, impegnato in una lezione di fisica sperimentale in un salotto, tiene in mano un cilindro di vetro elettrizzato e con questo cilindro sta elettrizzando una delle fanciulle presenti che può quindi con la mano attirare leggeri pezzettini di carta. Beh, vedete che questa idea di la fisica come bene in comune posseduto da tutti. Sta emergendo chiaramente l'idea di divulgazione scientifica, nasce proprio l'idea di divulgazione scientifica. Divulgazione scientifica di cui uno dei più entusiasti paladini sarà Voltaire. Voltaire era un acceso sostenitore della fisica newtoniana e scrive un volume intitolato Elementi della fisica di Newton messi alla portata di tutti. Beh, in varie occasioni Voltaire si scandalizza della mancanza di, tra virgolette, cultura scientifica dei suoi contemporanei. In varie occasioni cerca di colmare queste lacune. Si scandalizza, ad esempio, trovando inammissibile che le dame, le regine, le principesse che passano così tanto tempo davanti allo specchio, beh, queste dame non siano a conoscenza delle leggi della riflessione della luce. Nello stesso modo, Nollet trova inammissibile che troppe persone ancora oggi siano in balia di tutti gli errori popolari, preoccupate da timori fra i più ridicoli, soggette a tutto il falso meraviglioso e a tutte le ciarlatanerie di cui ci si vorrà servire per ingannarle. Insomma, dice Nollet, ci sono troppe persone a cui mancano le conoscenze, a cui manca la curiosità, a cui manca lo spirito critico per potersi difendere dai ciarlatani, per potersi difendere da quelle che oggi chiamiamo le fake news. E proprio in questo senso le lezioni di fisica vengono considerate importanti all'epoca per colmare queste lacune, da cui centinaia di esperimenti, centinaia di strumenti. Abbiamo visto nell'altro video il caso dei bicchieri di Tantalo. Vediamo adesso un altro esempio. E con questo doppio cono poggiato su binari più alti da una parte rispetto all'altra, beh, vediamo come funziona. L'esperimento utilizziamo uno strumento moderno, poggiamo il doppio cono dalla parte più bassa del binario. Il doppio cono risale, proviamo a spingerlo di nuovo verso quello che sembra essere il basso, niente da fare. Il doppio cono risale sempre dalla parte più alta del binario. Allora, perché? Concentrate l'attenzione su questo punto del doppio cono e osservatene il movimento. Quando il doppio cono risale lungo il binario, punta invece a un movimento di discesa. E quando io cerco di tirare verso la parte bassa del binario il doppio cono,
la punta ha un movimento di risalita. Ora, lungo la linea che unisce le due punte si trova per l'appunto il centro di massa, il baricentro del nostro doppio cono. Quindi cosa vuol dire? Che se io osservo il movimento della punta, sto osservando proprio il movimento del baricentro. Ebbene, quando il doppio cono si sposta verso la parte alta del binario, in realtà il baricentro sta scendendo in perfetto accordo con le leggi della fisica. L'esperimento del doppio cono sembra proprio volerci dire: fate attenzione, non vi fidate delle apparenze, non vi fidate del falso meraviglioso di cui parlava Nollet, ma osservate, ripetete gli esperimenti e basatevi sulle leggi della fisica. Allora, tra i settori della fisica che nel Settecento conoscono un particolare successo, troviamo l'elettricità. Beh, gli esperimenti legati all'elettricità erano particolarmente spettacolari, quindi riscuotono uno straordinario successo nelle corti e nei salotti. E anche qui a Padova, fra Padova e Venezia, vengono organizzate delle speciali serate dedicate all'elettricità. Tra i partecipanti a queste serate, anche Giovanni Poleni, che era il professore di fisica qui all'Università di Padova, Poleni, al cui nome sono legati diversi degli strumenti proprio del nostro museo. Ebbene, proprio fra le carte di Poleni abbiamo trovato un invito a partecipare a una di queste serate elettriche, invito dedicato ai nobilissimi signori che sono pregati a volersi degnare di intervenire, serata in cui si fanno vedere molte esperienze di elettricità non mai più vedute, come per esempio far sortire del fuoco dal dosso di una persona, far comunicare detto fuoco da una persona in un altro, oppure far arricciare i capelli di qualche persona, far sortire del fuoco dall'acqua o ancora mettere qualcheduno in stato di accendere lo spirito divino, ossia l'alcol, con un dito senza toccarvi. Vedete che si tratta sempre di esperimenti, molti degli esperimenti, almeno che abbiamo visto a titolo di esempio adesso, sono esperimenti in cui è coinvolto il corpo umano. Di fatto, da subito, l'elettricità viene applicata al corpo umano. Qui vediamo un generatore elettrostatico con gli elettrodi in modo da far passare la scarica elettrica attraverso una mano, una gamba, un braccio o il torace. Da subito, di fatto, nasce l'elettroterapia, cioè l'elettricità viene utilizzata per tentare guarigioni. Ebbene, fra i personaggi che in quel periodo annunciano straordinarie guarigioni, troviamo un veneziano, Gianfrancesco Pivati, addetto alle stampe presso il Senato veneziano, quindi lavora con i magistrati del Senato veneziano che si occupavano proprio dell'Università di Padova. Pivati è un appassionato di scienza, scrive addirittura un dizionario scientifico, anzi più precisamente un dizionario scientifico e curioso sacro profano. E qui vediamo un'illustrazione di questo dizionario proprio con un esperimento elettrico in cui il personaggio al centro infiamma l'alcol con un dito. Ebbene, Pivati annuncia alla comunità scientifica di aver ottenuto straordinarie guarigioni come utilizzando un cilindro di vetro. All'interno del cilindro inserisce delle medicine, strofina il cilindro e poi applica il cilindro stesso al corpo della persona malata. Molti in Europa provano subito a riprodurre gli esperimenti di Pivati, nessuno ottiene risultati. A questo punto, l'abate Nollet in persona, in occasione di un suo viaggio in Italia, si spinge fino a Venezia per assistere alle guarigioni di Pivati. Pivati si esibisce, tra virgolette, davanti all'abate Nollet, ma nessun risultato. E subito l'abate Nollet annuncia a tutta Europa che si tratta di una bufala. Lo vedete. La guerra della comunità scientifica contro le fake news è lanciatissima. Siamo nel cuore del secolo dei lumi, ma attenzione, come scrive Voltaire,
Questi lumi sono solo un crepuscolo. Usciamo da una notte profonda e aspettiamo il primo giorno. Beh, lascio a voi valutare se questo pieno giorno è arrivato oppure no. Vi ringrazio per l'attenzione.